Primo giorno di restrizioni nel comune costiero di Tortoreto che dopo Silvi, Pineto e Roseto entra a far parte dei comuni con limitazioni. Il Covid in città ha colpito famiglie intere abbassando anche la media dell'età dei positivi. Sono oltre 70 i casi di positività registrati negli ultimi 10 giorni nel comune della Costa Teramana. Nel frattempo in giornata si concluderà la fase di immunizzazione per i 324 over 80 di Tortoreto con la dose di richiamo. Da questa notte a mezzanotte è partita questa nuova zonizzazione dell'ordinanza regionale. Io stamattina venendo qui alla postazione delle vaccinazioni ho visto che sul territorio è tranquillo, non c'è un traffico inferiore, c'è traffico ma inferiore agli altri giorni, sul lungomare non ci sono persone ammucchiate, qualcuno che si fa la sua passeggiata. L'appello ovviamente va fatto sempre ai cittadini, altrimenti questa situazione non finirà mai fino a quando non ci saranno tutti i vaccini. Sì, questo è l'appello doppio, l'appello di iscriversi per le vaccinazioni perché è importantissimo e l'altro è di rispettare queste norme per far sì che cominciamo gradatamente a tornare alla normalità con minor numero di positivi. Ieri per fortuna ne sono arrivati 5, la comunicazione di 5 positivi, nessun guarito ieri, però insomma la situazione è stazionaria in questo momento. Nel frattempo oggi ultimo giorno per il richiamo delle vaccinazioni sugli over 80. Sì, abbiamo iniziato sabato benissimo ieri e oggi termineremo per quelli che hanno fatto la prima dose. Speriamo che anche gli altri, vedendo questi nostri concittadini che si sono sottoposti alla vaccinazione non avendo avuto nessun problema, sono più invogliati a vaccinarsi, anche se in TV ci bombardano con queste situazioni, però la vaccinazione è importantissima per tornare alla normalità. Gli over 80 come hanno risposto nel suo comune dal punto di vista del numero delle vaccinazioni? Benissimo, perché noi questa prima ondata era il 10 di febbraio e abbiamo avuto un'adesione del quasi il 50%. Adesso penso che con la seconda ondata, se non arriviamo al 100%, ma siamo lì.